strada sarà più corta del previsto. Quanto lontano pensi che riusciremo a vedere? Fino al lago? Al serpente del mondo? A casa? Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Oh. Atreus! Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà... ma non mi sembra divertente vivere così. Dovrei preoccuparmi di più. Oh, siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Il montacarichi si è incastrato nel muro. Puoi liberarlo? Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Thank you.
siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Calmati, ragazzo. E stai indietro. Sembra una radice di Yggdrasil. Ma è la sua linfa. Linfa cristallizzata. Contiene del potere. Incredibile. Quello era davvero un drago. Mirava gli occhi, ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro a mandare via i giganti. Ragazzo, qui l'aria scarseggia. Ah, sì, è vero. Hai sentito? Sembrano delle urla. Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne uno così grosso? Se lo cogliamo di sorpresa... Io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Tu vai a destra. Posizionati e aspetta il mio segnale. Grazie. Ehi, bestiaccia, qui! Thank you.
piano! Al mio segnale, abbassa la gru! Non ho idea di come funziona! Non importa! Preparati! Wow, ce l'abbiamo fatta! E tu? Ah! Ma, nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato, e questo merita una ricompensa. Che sono queste? Frecce di vischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh, grazie. Oh, ok. Aspetta. Questo no. Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, e che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, e ansioso! Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, aspetta! Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. Attento a come afferri la... Oh... Non importa. È tutto così sporco. Perfetto! Può andare. Yeah. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Atreus, il tuo arco. Bastano due passate.
Ah, piano ora. Wow! Finalmente sarai soddisfatto. Come posso spiegarlo? Ho aggiunto una nuova vibrazione alla corda dell'arco. Se colpisci quella linfa cristallizzata, vibrerà fino a raggiungere il punto... Oh, vedo che ci sei arrivato da solo. Io volevo... No, niente. Non ti stavo spiegando la bellezza e la complessità della mia arte, eh? No, solo... felice di essere d'aiuto. Ecco. C'era altro. Che dovevo dirvi? Giovane? Che desideri? Qualunque cosa vogliate. È stata una visita di cortesia. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Sì, lo so.
bloccata. C'è un altro cristallo che potremmo usare su quelle radici. Lo mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà. Però è strano. Quello non è esploso del tutto. Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Qui, ragazzo. Un altro. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino che lo trafigge.